La DJ Valentina Dallari, stufa delle critiche, scrive un post sui social. Valentina Dallari ha partecipato nel Salotto dell'Amore di Uomini e Donne in qualità di tronista nella stagione 2015, in sostituzione dello spagnolo Jonas Berami. Valentina all'epoca lavorava come PR nelle discoteche e come rappresentante di abbigliamento, ma non ha mai tenuto nascosto il fatto che le sarebbe piaciuto un giorno diventare famosa. Ricordiamo che l'ex tronista, prima di diventare già conosciuta al mondo dello showbiz, è stata protagonista di vari servizi fotografici e di un video musicale. Valentina Dallari, sul trono classico, è stata accanto ad Amadeo Andreozzi e Fabio Coloricchio. Durante il suo percorso la ragazza ha dimostrato di avere grinta e carattere, soprattutto davanti ai suoi corteggiatori. Valentina, quasi al termine del suo trono, era rimasta con il plateale Mariano Catanzaro, l'insicuro Gianluca Tornese ed il posato Andrea Melchiorre. Come ricorderete, la Dallari ha stupito un po' tutti scegliendo Romano Melchiorre, ma la loro storia d'amore, se così si può chiamare, è durata davvero molto poco ed è finita a suon di offese reciproche sui social. Dopo questo spiacevole episodio, l'ex tronista non si è lasciata scoraggiare ed ha continuato ad inseguire il suo sogno nel cassetto, quello cioè di diventare famosa. Qualche mese fa Valentina Dallari è diventata imprenditrice ed ha creato delle pochette con il suo marchio. Ora però la bolognese si è resa conto di essere portata a fare la DJ e spesso è in giro per l'Italia, ma le polemiche sul suo conto non si placano. Spesso i detrattori la criticano perché ritengono che sia troppo magra. Valentina Dallari però ha deciso di replicare a queste cattiverie gratuite pubblicando un post sui social e dimostrando così a tutti di essere superiore. Ecco che cosa ha scritto. Oggi mi sento in suite, quindi voglio aprire questo vaso di Pandora, dato che questo è sicuramente il periodo più bello, felice e soddisfacente della mia vita. Quando leggo come ti sei ridotta o curati, vorrei solo dire con molta nonchalance che sinceramente sono felice di aver iniziato un percorso difficile e molto faticoso e che mi dispiace tanto se non peso 70 kg e non passo la vita a cucinare per il mio fidanzato rimpiangendo tutti i treni che ho lasciato andare. Quindi curatevi voi, io nel mio piccolo sto bene, mi sento in forma e sono circondata da gente stimolante, adulta, con la quale sto bene e soprattutto sono tornata felice come non lo ero da tempo. Sempre pronta a difendere ciò che sono con unghie e denti. E se ridursi così significa fare tutto quello che sto facendo allora, fatemi ridurre così per sempre. Pensate che Valentina abbia fatto bene a replicare? Non pensate che ognuno di noi deve stare bene con se stesso, senza il bisogno di essere criticato sempre dagli altri? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.